La cultura unisce, la cultura crea ponti, crea legami e fa capire le ragioni delle guerre. Quindi c'è bisogno di più cultura, non di meno cultura. E credo che da Napoli c'è stato questo forte segnale con quest'opera e con tutto quello che sta succedendo all'interno di questa scuola. L'artista internazionale Iorit dipinge il volto di Fyodor Dostoevskij sulla facciata della scuola Augusto Righi di Fuorigrotta, un gesto che sottolinea il valore universale della letteratura e dell'arte dopo i fatti accaduti all'Università Bicocca di Milano. Lo studioso Paolo Nori aveva infatti rivelato che l'università avrebbe chiesto di rinviare un suo seminario sul grande scrittore russo per via del momento di forte tensione, riferendosi plausibilmente alla situazione di guerra fra Russia e Ucraina. Non solo non censuriamo Dostoevskij, ma lo studiamo ancora di più. Lo facciamo da una scuola, da un ITIS, e diciamo appunto all'università, diciamo guarda, censurare Dostoevskij è assurdo, è una cosa che non dovrebbe essere fatta. Accanto al ritratto di Dostoevskij compare in lingua originale la sua celebre citazione «La bellezza salverà il mondo». C'è scritto «Il mondo lo salverà la bellezza», che poi diciamo più spesso è conosciuta «La bellezza salverà il mondo», però questa è la formula giusta scritta appunto a Dostoevskij, è una frase a cui io credo molto e l'ho voluta riportare qua.